Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Perdonate la location e forse addirittura l'inquadratura un po' stortina, ma non sono sicurissima perché praticamente sono sul letto, quindi la videocamera è un po' in bilico, però ho potuto registrare qui perché per il tipo di video che faccio oggi mi serve stare al sicuro dove Ettore non mi può raggiungere, non può raggiungere i libri. Perché oggi vi voglio fare un video molto particolare che non ho mai fatto prima, sebbene sia un format molto simile al book haul. Infatti oggi vi voglio parlare di tutti gli scambi che ho fatto nel mese di settembre e nel mese di ottobre. Ho voluto fare un piccolo esperimento, se così vogliamo dire, anche se più che un esperimento è stato semplicemente il tracollo della mia mente, sanità mentale, perché cioè, tutti i propositi che avevo di cercare di essere quanto più minimalista possibile sono andati a donnine. No, beh, a parte gli scherzi, dopo che io ho sistemato la libreria, ho cercato di scartare tutti quei libri di cui volevo liberarmi, non li ho venduti, li ho messi semplicemente in scambio. Quindi sono arrivata una marea di richieste, e quindi ho trovato quella libri che desideravo da tanto, dando in cambio quei libri che avevo scartato. Morale della favola, tutti i libri che avevo dato via praticamente sono identici dello stesso numero rispetto a quelli che mi sono arrivati. Perciò ho deciso di fare, appunto, di continuare così fino ad ottobre e allo scadere di ottobre mostrarvi un po' tutto quello che sono riuscita a scambiare. Sono riuscita a scambiare la bellezza di 53 libri. A fine video vi mostro anche il mini book haul perché non saprei neanche dove andarlo a piazzare, così vi mostro anche cosa ho acquistato. Però parliamo adesso degli scambi. Vi mostro un po' il malloppo, sono libri di ogni genere, molti molti classici perché lo sapete, sto recuperando un po' di classici. Partiamo. Il primo che vi mostro è Gli innamoramenti di Javier Marías, un super coralli tenuto praticamente benissimo, una cosa bella degli scambi che davvero, cioè, la gente li tiene in maniera impeccabile a volte. Di lui ho già Berta Isla e adesso appunto mi sono procurata questa perché ha una trama molto accattivante. Abbiamo la nostra protagonista che si chiama Maria Dolz, che praticamente ogni giorno va in questo bar dove vede questa coppia di, si intuisce, coniugi, e li osserva, gli piace questa coppia perché la vede come una coppia appunto perfetta, bellissima, gli scalda il cuore. Un giorno purtroppo viene a sapere però che lui, il marito o comunque il compagno, viene brutalmente ucciso in un parcheggio, dal custode stesso del parcheggio, se non ricordo male, e quindi insomma muore brutalmente. Nel frattempo la nostra protagonista intraprende una relazione con il migliore amico del defunto. Ma insomma, non ci vorrà neanche tantissimo per scoprire che in realtà questo suo migliore amico è perdutamente innamorato della neovedova e che questo delitto potrebbe non essere stato del tutto casuale, anche perché è stata una morte abbastanza sciocca, inutile. E quindi si va un po' ad indagare, infatti il libro è definito un noir, si va ad indagare sull'effettiva veridicità dei fatti e appunto lei stessa ragiona un attimino su quello che sta succedendo, la sua relazione e quant'altro. Mi ispira veramente tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo. Poi mi sono procurata un classico, in realtà questo, se non ricordo male, qualcuno mi aveva chiesto un libro, in cambio ho trovato qualcosa all'interno della libreria, e cioè Via dalla pazza folla di Hardy, Thomas Hardy, con quella che credo sia la copertina del film, ora non sono sicurissima. Di Hardy volevo recuperare un po' di cose, infatti troverete anche qualche altro titolo, è un classico. Di cosa parla? Brevemente racconta della nostra protagonista Batsheta, se non ricordo male, che appunto è una donna forte, indipendente, che crede finalmente di aver trovato un po' la sua indipendenza quando eredita da un parente un podere o podere, non so come si pronunci, sapete, è un palazzo e niente, quindi vive la sua vita tranquilla, tutta la sua indipendenza, finché non si ritrova contesa tra due uomini, uno è un suo fittavolo di nome Hawk e l'altro è il sergente Troy, quindi un uomo di un soldato. Di cui appunto verrà contesa tra questi due uomini, si scopriranno un po' le vicissitudini
se la nostra protagonista, insomma, verrà conquistata da qualcuno o si rimanderà bellamente a quel paese. Mi ispira tantissimo, poi appunto voglio conoscere tantissimo quest'autore che mi ispira tanto, 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 tanto. Poi, sempre per lo stesso motivo, qualcuno aveva trovato qualcosa nella mia libreria e io quindi poi sono andata a cercare qualcosa che potesse interessarmi, ho trovato Il buio a mezzanotte di Arthur Koestler. Allora, qua la trama è un po' più complicata da raccontare. Allora, è russo innanzitutto. Vi leggo la trama che faccio prima. Mosca, anni 30. Compito del commissario politico Nikolai Salmanovich Rubashov è scoprire gli avversari del regime, interrogarli, punirli. Ma il destino porta anche a lui sul banco degli imputati, vittima dello stesso aberrante trattamento che fino a poco prima era lui ad infliggere. Rubashov inizialmente si difende respingendo le accuse e resistendo alla tortura, poi infallibilmente capitola. L'indottrinamento di un'ideologia politica vissuta con l'assolutismo di una fede granitica ha la meglio su ogni ragionevolezza, su ogni istinto di conservazione. E Rubashov finisce con il condividere il punto di vista dei suoi inquisitori e accetta la morte con l'ultimo servizio da rendere al partito. Ispirato al processo di Bucherin nel 1938, Il buio a mezzanotte mette in scena un feroce conflitto di anime, un dramma di coscienze tratteggiato con grande finezza psicologica. È la tragedia storicamente realizzata tra l'aspirazione all'utopia e le conseguenze dell'uso improprio del potere. Ero in vena di libri impegnati, evidentemente perché non mi ricordavo la trama così complicata, però volevo leggere qualcosa di letteratura russa e appunto, non so, mi ispirava, volevo capirci qualcosa. Non l'ho mai sentito, tra l'altro, questo titolo, cioè è la prima volta che mi capita di vederlo e niente, mi ispira. Voglio provare, quando sarò in vena di letteratura russa, ma non avrò voglia di mattoni giganti, questo è già un po' più piccolino, potrei provare. Poi continuiamo, mi sono procurata un po' di libri che voglio, tra virgolette, collezionare, ma in realtà anche leggere, che sono i libri della Mondadori in edizione nera, le edizioni più belle che esistano, secondo me, insieme a queste qui della Mondadori rossa. E sto cercando di procurarmi quanti più classici in questa edizione. Difficilissima come cosa, perché anche se me ne sono procurati tanti, tanta gente o non li ha più o se li tiene stretti. Sta di fatto che comunque qualcosa sono riuscita a recuperare. Sicuramente ho recuperato Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, che io vergognosamente non ho ancora letto, tenuto anche questo in condizioni a dir poco perfette, e sono contentissima di averlo preso. L'educazione sentimentale di Flaubert, di lui ho già a Madame Bovary, non in questa edizione purtroppo, però vabbè, va bene così. Anche questo, anzi, è tenuto anche meglio dell'altro. Perfetto, sembra non sia mai stato aperto, io sono felicissima. Se per caso vi andasse di scambiare con me libri, mi raccomando, vi lascio giù in info box la mia pagina Acciobooks, o qualora aveste libri in questa edizione ma non aveste Acciobooks, comunque scrivetemi tranquillamente, c'è giù l'email, ci sono i miei social, che comunque uno scambio si può provare a fare ugualmente, perché appunto li sto cercando tutti, quindi più riesco a trovarne e meglio è. Poi mi sono procurata anche Giro di vite di Henry James, anche Henry James è un autore che voglio recuperare, questo mi ricordo che aveva delle atmosfere molto cupe. Mi pare si parlasse addirittura anche di fantasmi e non vedo l'ora di leggerlo. Mi sono procurata anche Le relazioni pericolose della Clo, della Clo, vabbè, insomma, lo sapete che io è il francese. Ciao ciao. Ha una trama veramente intrigantissima, io non la conoscevo. Quando poi l'ho letto ho detto: ma perché non ce l'ho questo libro? Me lo procuro subito. Praticamente racconta della nostra protagonista, ambientato nel 1700. A Parigi, la nostra protagonista è la marchesa di Merteuil, quindi Merteuil, vabbè, insomma, una marchesa, la nostra protagonista, che è una donna, insomma, un po' falsa, un po' una donna così, che ha un amante. Questo amante a un certo punto la scarica perché ha una promessa sposa, vuole farsi, insomma, i fatti suoi. E la marchesa questa cosa non la prende molto bene, perciò escogita un piano per disonorarlo e fargliela pagare a tutti i costi. Quindi chiede aiuto al suo ex amante, il visconte di Valmont, che è un uomo che, oltre ad essere stato il suo ex amante, era anche un uomo molto, molto,
che ci provava tanto, ci provava tantissimo con tutto, con tutte, con tutto ciò che si muove. Perciò lui accetta questa sfida e provano appunto a far sì che il visconte provi a sedurre la promessa sposa di questo amante che l'ha lasciata per appunto disonorarlo. E si vedranno quindi tutti questi sotterfugi, tutto questo racconto epistolare, perché mi pare che siano sì, sotto forma di lettere, per appunto portare avanti questo piano. Mi sembra un libro a dir poco assurdo, un libro che veramente ci sarà secondo me anche da ridere e non vedo l'ora di leggerlo. Poi mi sono procurata Fedeltà di Marco Missiroli. Di Missiroli prima o poi qualcosa leggerò perché è un autore che mi ispira tanto. Questo romanzo in particolare ricordo di aver sentito una buona recensione sul podcast Copertina, quello di Matteo Bibianchi. Racconta un po' quello che dice il titolo, parla di fedeltà, parla di questa coppia in cui appunto c'è il marito che ha quasi tradito la moglie, ma appunto lei in teoria gli crede, sa che non è così, però pian piano cominciano a snocciolarsi dubbi e quant'altro, e c'è tutta anche una riflessione di Missiroli che parla appunto del concetto della fedeltà, se è un qualcosa, un costrutto umano e basta, o se è effettivamente qualcosa che mantiene noi esseri umani, esseri umani. Mi ispira tantissimo, spero davvero che sia ciò che mi aspetto e sono curiosa di conoscere anche la scrittura di Missiroli, se lo avete letto, se sapete qualcosa, se per caso ho detto castronerie, fatemelo sapere, così insomma mi faccio un'idea più chiara. Continuiamo col recupero di classici, mi sono procurata anche il Bundenbrook di Thomas Mann. Thomas Mann ovviamente è anche un altro autore che mi ispira tanto. Ho già in casa il libricino che raccoglie tre racconti di Mann, che è Morta a Venezia, Tonio Kröger e un altro che adesso non mi ricordo. Volevo procurarmi però la sua opera più famosa e leggerla con calma. Tra l'altro questa me l'ha scambiata una ragazza che ci ha studiato sopra per l'università, infatti mi aveva chiesto: ma come mai proprio questo vuoi prendere, quant'altro, pensi di studiare, quant'altro. Gli ho spiegato: guarda, sto recuperando un po' di classici, voglio conoscere anche Thomas Mann, quindi questo è il motivo per cui te lo sto chiedendo in scambio. Se vuoi, quando lo avrò letto, poi ci scambiamo un po' delle opinioni, ed è stata ben contenta di questo, quindi sono molto contenta. È bellissimo vedere quanta gente poi chiacchiera, si interessa, insomma, molto molto bello. Il romanzo racconta la storia della famiglia, i Buddenbrook, che sono una famiglia borghese mercantile di Lubecca, sì, e racconta la loro storia in quattro generazioni. Mi ispira. Di Stevenson, il master di Ballantrae o Ballantrae, questo qui me l'aveva suggerito qualcuno, adesso non ricordo chi, sui social, da qualche parte, adesso vi giuro non ricordo. Però mi avevano detto proprio: leggilo, leggilo, è molto bello, leggilo. E quindi sono andata a procurarmelo, l'ho trovato. Non so di cosa parli. Questo proprio l'ho preso a scatola chiusa. Tra l'altro, una cosa che ho notato quando l'ho sfogliato è che nella prima pagina c'è scritto a Sir Percy Florence e Lady Shelley. Quindi è dedicato alla signora, a Mary Shelley e al figlio Percy Florence. Immagino sia stato scritto proprio poco dopo la morte di Percy Shelley. Vi parlo anche di Percy Shelley, della vita, insomma, che ha fatto e quant'altro nel video Come ti convinco a leggere Frankenstein, che vi lascio su nelle schede, non perdetevelo. È un video a cui veramente ho lavorato col cuore, mi è piaciuto veramente tanto. Io adoro Frankenstein, adoro la figura di Mary Shelley e appunto adesso che ho trovato questo libro ha proprio un'altra accezione. Wow, non vedo l'ora di leggerlo. Stevenson comunque è lo stesso autore di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, insomma tanti altri racconti famosi. Mi sono procurata A misura d'uomo di Roberto Camurri. Questa è tutta colpa di Alice, Cava 880, poi vi lascio giù comunque in info box anche il suo canale e la pagina Instagram. Ne aveva parlato in un video letture di qualche tempo fa, dicendo appunto: leggete Camurri che ne vale tantissimo la pena. È un autore delle sue zone,
Questo in particolare non mi ricordo di cosa parlasse, storia di amicizia, comunque vita di tutti i giorni, ma mi ispirava tantissimo perché lei ce ne ha parlato davvero talmente tanto bene che ho detto no, devo leggerlo. Vi invito a vedere direttamente il suo video in cui ne parla. Andiamo avanti, continuo col recupero dei classici e vi parlo di Macbeth di Shakespeare. Di Shakespeare sono veramente poche le opere che intendo leggere. Voglio leggere questo, è Romeo e Giulietta, e poi vedrò gli altri. Contenta di essere riuscita a procurarmelo in questa edizione che appunto cerco di continuare a raccogliere. Macbeth mi aveva stupita già quando lo avevo letto, o meglio, quando avevo cominciato a studiarlo al liceo in letteratura inglese. Mi ispirava tantissimo, volevo leggere l'opera completa perché appunto ero stata abbastanza invogliata dalle lezioni a scuola e quindi eccolo qua. Altro romanzo che mi sono procurata e che spero di leggere appena possibile è Cime tempestose di Emily Bronte, anche questa in edizione nera Mondadori, bellissima, tenuta alla grande. Tra l'altro mi sento molto in colpa perché la ragazza con cui ho scambiato questo libro, mi sono accorta troppo tardi che il mio libro era danneggiato, o meglio era sottolineato. Lei lo aveva già spedito e io tipo mi sono sentita malissimo, però lei è stata molto gentile, mi ha detto dai, non ti preoccupare, può succedere, eccetera, eccetera, però insomma ho cercato di sdebitarmi in altri modi, però insomma mi dispiace se per caso mi conosci e mi stai guardando, perdonami ancora. È un libro tenuto benissimo e non vedo l'ora di leggerlo appunto perché è l'opera della sorella di Charlotte Bronte, vedremo appunto se eguaglia la sorella, se troverò invece un romanzo ancora più bello o ancora più brutto, vedremo, insomma, non vedo l'ora. Poi, libro che ho già letto e che è il protagonista del video per lo speciale di Halloween che ho fatto nell'ultimo video, che è uscito lunedì, ve lo linko su nelle schede se non l'aveste visto, è La città dei vivi di Nicola La Gioia. Come avrete visto, è un libro che ho appuntato in maniera a dir poco febbrile, appuntandola completamente. La gente so che mi sparerà per una cosa del genere, però libro meraviglioso. Vi racconto proprio la storia di quello che contiene questo libro, il fatto di cronaca, però non ve ne parlo a livello più tecnico. Vi dico solo che è un libro che è molto molto ben scritto e La Gioia ha una scrittura perfetta, meravigliosa, lineare, fresca, non appesantisce. Non è un libro per tutti, è un libro che davvero, se lo volete leggere, leggetelo, ma attenzione perché è molto dettagliato, non fa sconti di alcun tipo. La parte in cui parla proprio del momento del delitto è un qualcosa che io ho trovato quasi soffocante, ma devo dire che non ho mai trovato un true crime scritto meglio di così, almeno per ora, per quel poco che ho letto. È veramente ben fatto, mi è piaciuto tanto, a tanta gente è piaciuto, a tanta gente non è piaciuto, va a gusti, perché questo forse è uno dei pochi che è un po' più voyeuristico e quindi insomma deve piacere il genere, però davvero racconta una storia che io per prima non conoscevo e quando l'ho sentita mi ha veramente agghiacciata per tante cose, per la ferocia, per il fatto che sia una storia di ragazze di tutti i giorni e cioè, insomma, è un racconto che secondo me vale la pena leggere almeno per mantenere vivo il ricordo e sapere che cosa è successo nel 2016, perché comunque è avvenuto veramente da relativamente poco. Consigliato, se volete andare a vedere lo speciale di Halloween, qualcosina, vi racconto un po' il contenuto del libro. Vedrò se parlarvene poi nel video letture di novembre, magari accorpandolo un po'. Non lo so. Andiamo avanti, mi sono procurata Il fantasma di Canterville e altri racconti di Oscar Wilde. Questo anche qui, reminiscenze della scuola, volevo rileggermi proprio il racconto del fantasma di Canterville e scoprire gli altri racconti che scrisse Wilde. Avevo amato quel racconto, quindi spero di poter rivivere un po' il racconto. Queste edizioni io davvero me ne sto innamorando perdutamente, non vedo l'ora di
cioè voglio veramente procurarmene quanto più possibile, ovviamente, dei romanzi che mi interessano. Mi sono procurata anche Emma di Jane Austen, tra l'altro anche questo tenuto in maniera impeccabile. Questo è il romanzo con cui vorrei provare a dare un'altra occasione alla Austen, perché avevo letto Orgoglio e Pregiudizio, ma non mi aveva fatta impazzire. L'avevo trovato un po' noioso, sinceramente, e spero che questo possa aiutarmi ad apprezzarla. O anche in libreria Persuasione, fatemi sapere se secondo voi è meglio continuare, proseguire con Persuasione o con Emma. Altro recuperone che ho voluto fare perché sentivo che finalmente era arrivato il momento di provare a procurarmi questo libro è Sulla strada di Jack Kerouac, libro famosissimo, è un romanzo di viaggio e non vedo l'ora di leggerlo. Anche questo non ricordo, non so niente della trama, voglio leggerlo a scatola chiusa, ma penso ne valga la pena. Mi sono procurata poi anche Tess dei Dumberville, sempre di Thomas Hardy, come dicevo, mi sto procurando un po' di cose di quest'autore. Non so niente della trama, so che appunto la storia verterà sulla nostra protagonista e su vicissitudini un po' sfigate, mettiamola così, però appunto non so nient'altro, quindi non mi espongo per non dire cavolate. Non vedo l'ora di leggerlo, però, perché mi ispira davvero tanto. Tra l'altro, è un bel mattoncino, non pensavo. E bello, poi questa copertina della Feltrinelli è bellissima, veramente. Mi sono procurata di Goethe I dolori del giovane Werther. Lo so, di Goethe ho provato a leggere Le affinità elettive, non mi era piaciuto, nel senso che comunque l'ho trovato veramente noioso, scritto un po' da cani. Però volevo dargli una seconda possibilità e quindi mi sono procurata questo. Tra l'altro questo l'ha letto anche Marco e gli era piaciuto tantissimo, solo che lui non ne ha memoria, quindi ok. Cioè io mi ricordo che quando lo lesse al liceo gli era piaciuto tanto tanto tanto, lui non ricorda più niente. Vabbè, comunque sta di fatto che voglio provare a vedere come se la cava con un altro tipo di narrativa, perché qua si parla proprio di questo giovane che soffre pene d'amore per una donna che non corrisponde al suo amore e voglio vedere un po' come se la cava, se lo rende più umano rispetto ai protagonisti delle affinità elettive. Vedremo. Poi, altro libro che sono felicissima di essermi procurata è Il maestro e Margherita di Bulgakov, o Bulgakov, non ho ancora capito come si pronuncia. Anche questo è tenuto molto bene e vabbè, è molto famoso come libro, non sto neanche a raccontarvi la trama, anche perché è un po' complicata da spiegare la trama, perché ci sono un sacco di personaggi. Non vedo l'ora di leggerlo. Mi serve giusto il momento quello adatto, perché non è un libro che puoi leggere così. Poi, altro libro che mi sono procurata, sempre in edizione Mondadori Nera, è Le avventure di Oliver Twist di Charles Dickens. Prima o poi vorrei cominciare questo autore, vorrei cominciare a leggere qualcosa di suo. Ricordo che provai a leggere Il canto di Natale, però non era il periodo giusto, quindi l'ho dovuto accantonare. Però appunto Oliver Twist mi ispirava tanto, poi in questa edizione io tipo sono felicissima, anche questo è tenuto molto molto bene, sono contenta. Anche questo è un libro che solito qualcuno ha trovato qualcosa di interessante nella mia libreria, sono andata a spulciare per vedere se c'era qualcosa che poteva interessare a me e ho tirato su La vedova di Coderc di Georges Simenon, di Simenon o La camera azzurra. Al momento non ricordo la trama, al momento, cioè quando l'ho scelto avevo letto la trama ed era una trama abbastanza particolare in cui c'è questo giovane che va appunto a lavorare, mi pare, per questa signora, per questa vedova e vabbè, ci sarà una sorta di amore un po' torbido e quant'altro, più o meno a grandi linee questo è quello che ricordo. Mi ispirava tantissimo, poi appunto di Simenon vorrei leggere qualcosa, era un titolo che sinceramente non conoscevo e mi ha fatto piacere potermelo procurare. Mi sono procurata Il pavone bianco di Lawrence. Lawrence, vabbè, è lo stesso autore dell'amante di Lady Chatterley. Che dire, un romanzo che proprio ho preso a scatola chiusa, ho leggiucchiato la trama che racconta appunto di questa donna molto ricca e di un contadino che si innamora di questa donna e tipo si distrugge per questo amore non corrisposto. Vedremo com'è, perché appunto non so altro, ma mi ispirava veramente tanto. Poi mi sono procurata, sempre nelle edizioni nere, Casa di bambola di Ibsen. Anche questo non lo conoscevo, ne ho letto la trama e ne sono rimasta folgorata. Molto brevemente in realtà, perché credo di aver colto questo della trama, racconta di questa piccola
realtà familiare in cui appunto ci sono una moglie e un marito. E Ibsen, diciamo, critica un po', fa una critica di questa famiglia perché il marito è un marito abbastanza, lo definisce un padre marito, nel senso che appunto prende decisioni, tratta sua moglie quasi come una figlia, come una bambina, e lei dal canto suo è più una moglie bambina, appunto, quindi una moglie che ha bisogno di aiuto, ha bisogno di lui, ha bisogno del suo soccorso e quant'altro. A un certo punto della storia lei, tra l'altro, se ne andrà via di casa, ma appunto cercheremo di capire l'autore cercherà di riflettere sui veri motivi per cui lei se ne va. E in una sorta di riflessione su un rapporto forse un po' tossico. Insomma, è una trama un po' caotica quella che ho letto perché si rifà troppo alla filosofia, ma la trama vera e propria non la ricordo benissimo. Mi ispirava però perché appunto sembra un libro molto stimolante che può far trovare tantissimi spunti di riflessione. Continuiamo col recupero. Ho recuperato un classicone che tutti conoscono, e cioè Moby Dick di Melville. Moby Dick è uno di quei romanzi che mi terrorizza tantissimo per la mole, però un giorno, prima o poi, lo vorrò leggere. Sono contenta di essermelo procurato, tra l'altro, in questa edizione della Delphi, e spero tantissimo di riuscire a leggerlo un giorno con tutta la calma di questo mondo, perché in tanti so che lo trovano un po' noiosetto. Speriamo di no. Libro che non mi sono procurata io, ma qualcuno aveva trovato qualcosa di interessante nella mia libreria. Io poi a mia volta ho cercato qualcosa che potesse interessare a me. Ho trovato Venivamo tutte per mare di Julie Otsuka, penso. Racconta delle donne di conforto giapponesi. E niente, il libro è come nuovo e niente. È stato uno scambio un po' travagliato perché appunto il mio libro aveva un piccolo difetto di cui non mi sono resa conto. E dall'altra parte la persona ci è rimasta parecchio male, ma non l'ho fatta apposta, ma non credo di essere stata creduta. Andiamo avanti, mi sono procurata Le case del malcontento di Sasha Naspini, Sasha? Non so. Libro che mi ispirava tantissimo, che inseguo da un po' di tempo, ne hanno parlato tutti molto bene, anche se qualcuno lo reputava un po' noiosetto. Sono contenta di essermelo procurato. Tra l'altro, so che a quanto pare a un certo punto ci sono delle tinte un po' particolari. Parla di questo piccolo paesino, proprio piccolo piccolo, è un romanzo corale, in cui appunto ci mostra i vari personaggi che ci sono all'interno di questo piccolo paesino. Ma c'è un protagonista principale che è Samuele Radi, che a un certo punto ritorna a questo paesino dove era nato e si innescano tutta una serie di reazioni in cui veniamo a scoprire cose dei vari abitanti che magari sono un po' segrete, un po' losche e quant'altro. E insomma, lo scoprirò. Mi ispira tantissimo, non vedo l'ora di leggerlo, insomma, sono contenta. Poi mi sono procurata Nana di Émile Zola, anche questo è un altro romanzo che mi interessava tanto, anche questo in edizione Mondadori Nera, questa è giusto un po' segnata sulla costa, ma anche qui è tenuta abbastanza bene. Racconta di appunto Nana, ovvero in realtà questo è un vezzeggiativo perché la protagonista si chiama Anna Coupeau, che praticamente è un'attrice, una donna, una mangiatrice di uomini anche, e insomma si diverte tanto a diciamo rovinare un po' i suoi amanti e facendo un po', insomma, disonorandoli un po', prendendoli in giro, insomma, qualcosa del genere. Mi ispira tanto, ovviamente è un classico che volevo procurarmi. Poi mi sono procurata Chiedi alla polvere di John Fante, volevo procurarmi da tanto tempo quest'autore, l'avevo letto da poco, avevo sentito da poco qualche recensione di questo libro, sono contenta, tra l'altro ci sono un po' di appunti della precedente proprietaria e niente, è un libro che proprio voglio studiare, voglio capire, leggere e insomma conoscere il fantomatico Arturo Baldini che è appunto uno scrittore un po' sfigato che si crede chissà chi è, invece non riesce ad avere successo. Non vedo l'ora di leggerlo, mi ispira davvero tanto tanto tanto. Al solito, anche questo lo leggo quasi a scatola chiusa. Poi mi sono procurata di Arthur Schnitzel o Schnitzer, non ho capito mai come si pronuncia, La signorina Else, che tra l'altro è lo stesso autore di Doppio Sogno, che ho già letto.
È un piccolo romanzetto che racconta di questa giovane che è ospite della zia in questo grandissimo hotel, e che per salvare il padre dalla rovina economica, deve mostrarsi praticamente nuda davanti a un signore che è disposto a pagarla tantissimo. E c'è tutto un discorso filosofico su questo evento, ecco, mettiamola così. Mi ispira tantissimo, volevo conoscere un po' di più l'autore e quindi, tra l'altro, era piccolino, me lo sono procurata. Poi, Amber di Caitlin Windsor è praticamente la storia ambientata nel 1644, dove abbiamo la nostra protagonista che si chiama Amber Sinclair. E che praticamente ha una vita pienissima perché nasce orfana, però poi viene adottata da dei contadini, rifiuta di sposare un contadino, fugge a Londra conosce un uomo da cui ha una figlia, poi finisce in carcere, conosce un bandito in carcere, questo lo prende sotto la sua protezione, la fa diventare una ladra, poi diventa l'amante di un uomo, diventa l'amante del re, insomma, ha una vita pienissima, ma proprio piena, 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 e noi quindi scopriamo la sua vita vera e propria, come la vive, cosa fa, cosa non fa, ed è ricchissima, ripeto, cioè, quindi non vedo l'ora di leggerla. Poi mi sono procurata di Zola Thérèse Raquin, anche di lui volevo procurarmi qualche opera in più oltre a Nana. Di cosa parla? Parla della nostra Teresa, appunto, che ha un matrimonio infelice con Camillo. A un certo punto si innamora di un artista, un perdigiorno, uno che insomma non sa che fare della vita, mettiamola così, e insieme architettano l'omicidio di Camillo, e quindi poi c'è tutta una discussione anche lì, una riflessione su ciò che li ha spinti e tante tante altre cose, mi ispira tantissimo. Poi mi sono procurata di Radiguet, o Radiguet, no, Radiguet penso, Il diavolo in corpo, racconta della storia d'amore tra un giovane ragazzo e una donna sposata. Devo dire che i classici spesso hanno questo continuo, cioè ci marciano sopra su queste storie d'amore proibite, e niente, volevo procurarmi qualcosa dell'autore, la trama mi aveva intrigata molto e quindi ho detto sì, dai, proviamo. Anche qui qualcuno ha trovato qualcosa di interessante nella mia libreria, io quindi ho provato a cercare cosa potesse interessare a me e ho trovato questo libro, niente male, che è niente poco di meno che la biografia di Marilyn Monroe. È intercorso da poco l'anniversario della sua morte. E io di questa donna conosco veramente poco della sua vita e vorrei approfondirla un po' di più. Perciò mi sono detta, ma sì, quasi quasi proviamo. E poi mi sono procurato Un uomo solo di Christopher Isherwood, o Isherwood, comunque racconta di un uomo, un professore inglese, ormai non più giovane, che vive le sue normalissime 24 ore, una giornata qualunque. La particolarità però che è un'altra giornata senza Jim, il suo compagno morto in un incidente. Vedremo proprio la sua vita, vedremo proprio come l'autore fa proprio un ritratto di questo personaggio nell'arco di sole 24 ore. Mi ispira tantissimo, tutti ne parlano molto bene, non vedo l'ora di leggerlo. Altro romanzo che mi sono procurata è La felicità familiare di Tolstoi. Volevo leggere anche qualcos'altro oltre ad Anna Karenina e Guerra e Pace. Non ricordo più niente della trama, devo essere sincera, però si parla appunto di vicende familiari, moglie, marito, figli e quant'altro, e dei turbamenti che ci sono all'interno di queste famiglie. Mi ispira anche questo molto. Sono contenta di essermelo procurata. E vedremo un po'. Poi mi sono procurata Ragazza di campagna di Edna O'Brien. Secondo la trama, a quanto pare questo è anche un classico, a quanto pare io non lo sapevo, e racconta di queste due ragazze appunto che nascono in campagna ma si spostano verso la città. Caitlin e Baba, una molto timida, timida, introversa, molto tranquilla, e l'altra invece che
ama la baldoria, lo sbaraglio, non vedo l'ora di andare in città per divertirsi. Vedremo un po' le vicissitudini e come la vita sarà imprevedibile con loro. Vado un po' veloce perché Ettore sta diventando irrequieto e sta cominciando a fare un po' di casino, quindi cerco di velocizzarmi. Mi sono procurata poi Il vagabondo delle stelle di Jack London, di questo ne avevo letto una, sentito una recensione fantastica in un podcast che è la lettrice Tascabile. Il vagabondo delle stelle perché parla di quest'uomo che è incarcerato, che sta praticamente per essere giustiziato, se non ricordo male, e fugge dalla prigione ma solo con la mente. E vedremo questo suo viaggio mentale fuori da questa prigione. Poi qui ve ne mostro due di fila. Mi sono procurata La figlia del capitano di Pushkin, che anche questo è un romanzo russo famosissimo, molto piccolo, che vorrei leggere, non lo conosco, non so la trama, lo leggerò a scatola chiusa. E La certosa di Parma di Stendhal. Di Stendhal avevo iniziato a leggiucchiare Il rosso e il nero, che comunque mi sono procurata, ma non è ancora arrivato. Mi sono voluta procurare anche questo, a parte per l'edizione che è bellissima ed è tenuta benissimo, ma poi appunto perché vorrei leggere anche questo, che sembrava avere una trama abbastanza intrigante. È un romanzo storico anche questo, se non ricordo male. È stato tra l'altro un doppio scambio con La città dei vivi. E niente, la trama ovviamente mi intrigava tantissimo, è famosissima. E volevo leggerlo, c'è una storia d'amore, insomma, non vedo l'ora di leggerlo. Anche questo è stato un doppio scambio, quindi ve li mostro insieme. Vi voglio mostrare Resta con me di Elizabeth Strout e Chiedi perdono di Anne-Marie MacDonald. Questo, da quel che ho capito, parla di un uomo che perde la moglie e praticamente comincia a subire un pochettino i giudizi della comunità perché non tutti credono sia stata una casualità, insomma, c'è un po' di parlottio nel paese e insomma si deve ritrovare a difendersi pure da accuse non giustificate. E poi Chiedi perdono, che vi devo dire la verità, non so di cosa parlano. Ricordo che lessi tantissimo tempo fa la trama e da allora lo cerco. Ricordo però che mi ispirava parecchio e quindi adesso è qui. Non mi ricordavo fosse un mattoncino così grande, però sono contenta di essermelo procurata. Poi mi sono procurata anche Il ragazzo che andò via di Eli Gottlieb, penso si pronunci. Questo in realtà è un libro che semplicemente spulciando nella libreria di qualcuno che aveva trovato qualcosa che piaceva, ho trovato. Della trama so soltanto che parla di questo ragazzino, di due genitori che continuano a litigare e che a un certo punto si stufa e se ne va, sparisce. E vedremo un po' il suo viaggio. Non so altro, ma mi ispira tantissimo, infatti non vedo l'ora di leggerlo. Poi, altro romanzo che sono felicissima di essermi procurata è Tito di Gormenghast di Mervyn Peake. Questo è un fantasy. L'avevo visto sul canale di Julie Demare, che lo consiglia tantissimo, e niente, mi ispirava la trama. Tra l'altro, appunto, è molto particolare come fantasy perché siamo in questo mondo completamente inventato dove c'è, non lo so, è tutto molto caotico in realtà, tanto caos. Vi saprò dire però quando l'avrò letto, però sono contenta di essermelo procurata. Poi mi sono procurata anche Harmalade di Wilkie Collins, anche questo era semplicemente qualcuno aveva trovato qualcosa di bello, eccetera, 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 ormai lo sapete. Però appunto avevo visto questo titolo. Wilkie Collins è un autore che voglio conoscere appena il più possibile. Al momento di suo La donna in bianco, Harmalade ci può anche stare. Tra l'altro un tomone pazzesco, vedremo un po'. Continuiamo con la raccolta dei titoli in edizione Mondadori Nera e ho preso anche i racconti di Canterbury. Questo è un po' più rovinato, ma è comunque ben tenuto. Non vedo l'ora di leggerlo, mi ispirano tantissimo, ne ho sentito parlare solo bene, però appunto al momento non so dirvi niente se non che sono racconti a sfondo medievale. Poi, libro Voland, che credo sia l'unico Voland che esista nella mia libreria, di Carmen Martin. Ten o Martin Gaite attraverso le tendine. Questo racconta di non mi ricordo quante ragazze che praticamente fanno parte di questo college, parlano un pochettino della loro vita tra frivolezze, mondanità, matrimoni e quant'altro. Un giorno arriverà in questo istituto
un professore, mi pare tedesco, ma non mi ricordo, siamo ambientato in Spagna, tra l'altro, che attirerà l'attenzione di tutte e quindi i discorsi passeranno dalle frivolezze a questo fantomatico professore. Non so nient'altro, non so neanche dove andrà a parare la trama. So che mi ispirava tantissimo e sono contenta che finalmente un titolo Voland anch'io ce l'ho, che sono veramente difficili da trovare. Poi mi sono procurata Delitto e Castigo di Dostoevskij, perché alla fine mi avete convinta, se è un libro che veramente ne vale la pena leggere, voglio leggerlo. La trama è famosissima, abbiamo il nostro Raskolnikov, mi pare che sia il protagonista, che uccide questa signora, per questa donna a cui dovrebbe dare l'affitto, ma che è un'usuraia alla fine, la fa fuori, le ruba il denaro e scappa. Durante però tutto questo tragitto lui si rende conto che comincia a sentire i morsi, i rimorsi di coscienza, comincia a sentire i sensi di colpa e quindi dal delitto si passa appunto al suo castigo. Nel frattempo ci sarà qualcuno che starà indagando su quello che è successo veramente e vedremo un po' questo parallelismo tra lui che si sente in colpa, che vuole forse probabilmente costituirsi, e questo investigatore che cerca di risalire a chi potrebbe essere stato. Vedremo un po' se mi prenderà. Poi, altro titolo che sono felice di essermi procurato perché nell'edizione che desideravo è Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde. Ve ne ho parlato nel video delle letture che consigliavo per Halloween. Lo consiglio sempre a scatola chiusa, è bellissimo. È straordinario, mi raccomando, leggetelo perché davvero ne vale la pena. Poi, altro libro che sono felicissima di essermi procurata e non pensavo di riuscire a procurarmelo così, è stato Infanzia di Tove Ditlevsvine. Penso di averlo pronunciato bene, non lo so. E è un libro che ultimamente in tanti stanno leggendo, in tanti lo trovano spettacolare e molti dicono che la bellezza di questo libro, che racconta un po' l'infanzia dell'autrice, alla fine non è che racconta chissà che cosa, la bellezza di questo libro però è appunto la sua scrittura, il modo in cui rievoca sensazioni che tutti dicono di aver provato da bambini ma che non ricordavano effettivamente di provare in quel modo. E non vedo l'ora di leggerlo per sapere anch'io come scrive questa autrice e veramente mi ha incuriosito tanto tanto tanto. E sempre colpa della nostra cara Alice, perché Alice ovviamente deve leggere cose veramente molto interessanti. Ho trovato Cani selvaggi di Helen Humphries. Ne aveva parlato appunto Alice, parla di queste persone che portano fuori i cani. A un certo punto questi cani scappano nel bosco e quindi si ricreano un po' di dinamiche, si mettono tutti al limitare di questo bosco e chi li aspetta, chi cerca comunque di recuperarli, e nel frattempo scopriamo le vite di questi personaggi, di questi proprietari di cani, chi sono, cosa fanno, eccetera, eccetera. Mi ispira tantissimo, tra l'altro è piccolino, i libri piccoli mettono sempre una calma inaudita. Questo pure è un doppio scambio, in realtà addirittura uno scambio più un dono, quindi qualcuno me l'ha voluto omaggiare. Mi sono procurata Sonata Kreutzer, sempre di Tolstoi. Poi doppio scambio, ve li mostro, anzi in realtà è uno scambio più un dono. Allora, lo scambio è stato Sonata Kreutzer di Tolstoi. Ha una trama che io non conoscevo, mi ha ispirata tantissimo, perché parla di quest'uomo che si trova, mi pare, su un treno, sì, in un viaggio in treno, e confessa ad uno sconosciuto ciò che gli è accaduto. Nel senso che lui praticamente presenta alla moglie un suo amico e musicista. Quest'uomo però è un grande seduttore, mettiamola così. Quindi la moglie e quest'uomo legano e il marito diventa sempre più sospettoso e geloso. Una sera la moglie e quest'uomo fanno così, cioè una sonata a due al pianoforte, suonano la sonata Kreutzer di Beethoven, e da lì il marito non ha più dubbi e quindi uccide la moglie. Peccato che poi scopra che c'è stato un malinteso, che non c'è mai stato nessun tradimento. E quindi, insomma, si racconta questa storia e il racconto di quest'uomo. Non so come andrà a finire, ovviamente, però mi ispirava tantissimo e quindi me lo sono procurata. La persona mi ha gentilmente omaggiato di un libro che io le avevo detto: guarda, se sei interessata a qualcos'altro all'interno della mia libreria, sappi che mi interessa anche questo libro che hai, quindi se vuoi possiamo fare un doppio scambio. Lei mi fa: guarda, no, non mi interessa nient'altro, ma te lo dono volentieri.
sto parlando di Due occhi azzurri di Thomas Hardy. Io sono felicissima. Tra l'altro, con questa ragazza sto per scambiare un altro libro ancora, quindi sono contenta davvero. Di cosa racconta? Racconta di questa donna, Elfrid, che praticamente si innamora, conosce un uomo giovane e che la chiede in sposa. Lei ovviamente accetta. Quest'uomo però nel frattempo per lavoro ha un incarico, deve recarsi un attimo in India, se non ricordo male, per lavoro. Durante la sua assenza Elfrid conosce un altro uomo, mi pare si chiamasse Steven, comunque un suo vecchio mentore di cui si innamora perdutamente, e anche quest'altro uomo si innamora di lei. Perciò quest'ultimo la chiede anche lui in sposa. Lei ovviamente tace la precedente promessa di matrimonio e accetta anche questa promessa di matrimonio. Destino vuole che ovviamente le cose si complichino e sia Steven che l'altro uomo si conoscono e vengono a conoscenza di quello che è successo. E quindi si scoprirà come andrà a finire la cosa. E questi sono i libri che ho scambiato. Come vedete sono tantissimi. Adesso però vi mostro molto velocemente quelli che ho acquistato in separata sede. Dopodiché verso la fine del video tiriamo un attimo le somme e vi dico quanto effettivamente avrei potuto spendere per questi libri e quanto invece in realtà ho speso. Penso che escluderò i libri che però ho acquistato in separata sede perché non li ho presi su Acciobooks, li ho presi semplicemente in altri posti. Ho acquistato Rinascimento privato della Bellonci, è un romanzo storico, lo inseguo da un po', ogni volta ce l'ho in mano, poi lo do via, è un continuo tira e molla con questo libro, però voglio provare a leggerlo. Tra l'altro questa edizione è un po' più snella, quindi mi potrebbe invogliare un po' di più a leggerlo. Romeo e Giulietta di William Shakespeare, anche questo in questa bellissima edizione Mondadori Nera, questa l'avevo presa in un mercatino dell'usato, famosa, non sto neanche a parlarvene. Avevo trovato usato sul libraccio il Notre Dame de Paris di Hugo, sono felicissima di essermelo procurato e non vedo l'ora di leggerlo, mi ispira tantissimo, è un bel mattoncino però non vedo l'ora. Poi mi sono procurata anche Le Metamorfosi di Kafka, era un libricino che volevo leggere da un po', l'ho trovato alle bancarelle, è piccolissimo, tra l'altro pensavo fosse molto più lungo e anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Abbiamo recuperato Fahrenheit 451 sempre alle bancarelle perché non avevamo nessuna copia in casa, almeno non così bella, nuova, aggiornata. Sì, è un po' ingiallito, ma per il resto è tenuto benissimo. È uno dei miei libri preferiti che io vi consiglio di leggere perché davvero vale la pena. È una riflessione sull'importanza dei libri, quindi cioè, voglio dire, meglio di così. E sono procurata anche Bellamy di Guy de Maupassant. Non ricordo la trama, però ricordo appunto che lo volevo leggere tanto e insomma è un classico. Mi sono procurata da poco I racconti del Necronomicon di Lovecraft perché non ne avevo una copia in casa, volevo leggere qualcosa. Al momento ho letto i primi due racconti, ovvero La città senza nome e Il cane, e punto di leggere a breve la cerimonia, vi farò sapere. Mi sono procurata Gente di Dublino di James Joyce, volevo leggere qualcosa di suo, però sinceramente non me la sentivo di partire dall'Ulisse, almeno questi sono dei racconti, almeno scoprirò un pochettino com'è la scrittura di Joyce, che parla appunto di persone che vivono a Dublino. Altro libro che mi sono procurata e sono felicissima essermi procurata è Benedizione di Kent Aruff, che fa parte della trilogia della pianura e non vedo l'ora di leggerlo. Di suo ho letto Le nostre anime di notte e mi era piaciuto veramente veramente tanto. E infine la chicca che sono riuscita a procurarmi pagandola solo 5 euro, Lonesome Dove di Larry McMurtry, penso si pronunci così, comunque che ho visto ovunque, ne ha parlato strabene la Penny, mi fido tantissimo e non vedo l'ora di leggerlo. In conclusione, se io avessi acquistato tutti questi libri a prezzo pieno, avrei pagato la bellezza di 596,38 euro. Considerate che sono 53 libri. Invece, scambiandoli su Acciobooks, quindi pagando solo la spedizione del piego di libri di 1,28 euro, ho speso solamente 60,16 euro per portarmi a casa la bellezza di 53 libri, o anche di più in realtà, adesso non ricordo. Molti di questi scambi, ripeto, sono stati anche scambi di due o più libri e niente, io vi ho voluto fare questo video più che altro per incoraggiarvi a scambiare, incoraggiarvi ad usare questi siti per appunto farvi scoprire anche nuovi modi per acquistare senza per forza
spendere una barca di soldi e per mostrarvi i nuovi titoli. Ad ogni modo, tutti i titoli che avete incontrato ve li provo a linkare qua sotto, sono tantissimi, quindi per questioni di spazio valuterò. Se trovo il libro nell'edizione in cui l'ho trovata io ve la linko, se non la trovo lascerò perdere e per quanto riguarda Libraccio vi linko soltanto la roba che trovo usata, basta. Io spero che il video vi sia piaciuto, spero che abbiate incontrato titoli che possano interessarvi, fatemi sapere quali di questi avete letto, quali mi consigliate, quali magari invece ispirano voi, insomma tutto quello che volete dirmi ditemelo pure, noi ci vediamo in un prossimo video, vi ringrazio ancora per l'attenzione, se vi va iscrivetevi, ogni martedì ed ogni venerdì porto sempre un nuovo video, oppure seguitemi sui social che anche lì vi mostro un pochettino dietro le quinte. Noi ci vediamo in un prossimo video, grazie ancora per avermi ascoltata e alla prossima. Ciao!